Di pace, di relax, ci vengono da Montecatini Terme, centro turistico termale per eccellenza e quindi sede ideale per ospitare, così come avviene ormai da 6 anni, il Festival Internazionale del Film Turistico. Quest'anno due i vincitori ex aequo, un film di Hong Kong intitolato appunto Hong Kong dietro la maschera, ne stiamo vedendo alcune immagini, che permette allo spettatore di gustare, potremmo dire, il profumo del misterioso fascino e della magia di questa città grazie a un montaggio sapientemente ritmato ed incisivo. L'altro airone d'oro, così si chiamano i premi di questa manifestazione, è rimasto in Italia. A conquistarlo il film Dove ancora volano le aquile, prodotto e diretto da Adrio Testaguzza. Anche qui immagini taglienti, ben ritmate, a sottolineare i tesori artistici e naturali della comunità montana del Catria e del Nerone, nelle Marche. La cerimonia conclusiva del festival si è svolta nella prestigiosa sede del Teatro Verdi, presenti autorità e uomini di spettacolo. È stato sottolineato l'alto livello qualitativo delle 120 opere che hanno partecipato quest'anno alla manifestazione in rappresentanza di 35 paesi e di 15 regioni italiane. Poi una lunga serie di premi, oltre a quello principale, a testimoniare appunto la straordinaria validità e vitalità del festival.